Quando morì, la biblioteca circolante che avevo fondato a Spoon River e di cui avevo avuto cura per il bene di menti avide di sapere, fu venduta all'asta sulla pubblica piazza, come per distruggere l'ultimo vestigio della mia memoria e della mia influenza. Giacché tra i tuoi figli, quelli che non capivano l'importanza di conoscere le rovine di Volney, come l'analogia di Butler, e il Faust, così come Evangelina, c'erano i veri potenti del villaggio. E spesso mi chiedevate: a che serve conoscere il male del mondo? Ora mi sono tolto di mezzo Spoon River. Scegli il tuo bene, chiamalo il bene, perché io non riuscii mai a farti capire che nessuno sa che cos'è il male e non sa cos'è il bene, e nessuno sa che cos'è vero se non sa che cos'è facile.